Un confronto costruttivo, corresponsabile e nelle conseguenti azioni mirate al bene comune per una vera ed efficace transizione digitale, energetica ed ecologica. A chiederlo la CISL Brindisi Taranto, preoccupata per le conseguenze occupazionali e di coesione sociale, specie in un territorio come quello di Brindisi, in cui i più grandi player dell'energia si trovano al centro di importanti processi di ricostruzioni produttive ed organizzative, a partire da Enel ed Eni. Non c'è dubbio che la transizione energetica, nonché il processo di decarbonizzazione, avrà un impatto importante sulla realtà di Brindisi. Per questo noi stiamo ponendo un'attenzione forte, soprattutto sulla questione occupazionale, ragion per cui la notizia presa dai giornali che Eni Power potrebbe vendere il 40% del suo pacchetto azionario ha messo in allarme tutto il sindacato. Ancora di più, perché si tratta di realtà aziendali che hanno sempre avuto un sistema di relazioni industriali caratterizzato dal confronto, dalla partecipazione, dall'informativa preventiva, quindi non si comprende questa metodologia che si è voluta mettere in atto con questa notizia. Noi abbiamo colto anche l'occasione per fare riferimento anche alla questione dell'Enel. Ormai è arrivato il momento di scoprire un attimo le carte, di fare piani industriali chiari per il territorio. Da tempo ormai si parla di Enel Logistics, per il momento conosciamo il nome, ma ormai i contenuti non sono ancora chiari. Stiamo parlando di realtà societarie che hanno una partecipazione dello Stato, devono manifestare effettivamente quella responsabilità sociale d'impresa verso i lavoratori e verso il territorio.